al di là di tutto, la. Regà, cioè, no, dico, no, io vi interrompo perché vedevo interrompe. Cody, vi ricordo che è un cacchio de face, hai capito? È un face, è normale, te sei prevenuto. Però vi devo dire una cosa, il match tra Cody e The Miz mi è piaciuto. È stato, per me tra Cody e The Miz è stato un bel match. È stato bello anche per me, però Parrucco potrebbe essere in contrasto con una cosa che andavi a diagnosticare meticolosamente sulla road to WrestleMania di Cody, cioè che faticava con Gable. Sì, però comunque tengo presente che c'ha teoricamente quell'handicap della manina. Quindi, Cody con Ma una non è un manina in handicap, meno. è un'arma, non è un handicap. Sì, però comunque, se, allora, se mi isolo da tutto quello che ho visto prima, il match è stato bello. Quindi, Ma comunque, il guarda. match io lo voglio promuovere, lo voglio promuovere. Però, adesso, al di là di tutto, devono fare questa faida di transizione con Dominic, va bene, ok, perché Cody è un cattivo papà. Io direi che possiamo dirci salvi dal match di coppie miste tra Rhea Ripley e Dominic contro Cody e come si chiama sua moglie già? Brandy. Brandy, no, Sì. Ma giusto, già di quello possiamo dirci salvi, quindi grazie WWE per averci risparmiato questo match a coppie miste. Però cosa dire? Avremo questa rivalità qui di intermezzo a Money in the Bank e boh, cioè io Parru, ti non. faccio una domanda: se doveva squasciare Gable, ma ora deve squasciare anche Dom. Cioè, io rimango di questi, cioè, No, allora no, no, invece con Dom faticherà in una maniera epica, sarà una vabbè, chiaro. sofferenza drammatica, un melodramma partenopeo, Allora, Brachias, sarà proprio. io vi voglio far notare una cosa. Becky contro Chelsea Green. Quanti minuti ci ha messo Becky a sbarazzarsi di Chelsea? Che tra parentesi, Chelsea Green non è vestita neanche ieri sera di verde. Quindi, Parru, dai, però altra. non possiamo fare questo paragone. Mo' No, no, diamoci però cinque ascoltami. minuti. I due top face della federazione a Raw. No, Nel Parru, non è femminile, nel un femmin nel paragone femminile. facile. Non è un Ascoltami, paragone. nel femminile chi era top face? È Becky. Top Boh, face nella sì. divisione femminile è Becky. Probabilmente sì. Top face. Non Quella è Maxine? No, quella, vabbè, quella è. è top, ma È top in e altri basta. contesti. È top e basta. Top model. Però, cioè, Becky si è liberata di Chelsea Green in 5 minuti, 7 minuti, come dice Mark, cioè, senza neanche poi così tante cose, ed è una face, quindi deve soffrire, deve lottare, deve faticare, deve. Perché lui, cioè, boh, io non so più cosa dire. Premetto che il match mi è piaciuto, però se mi isolo da tutto il contesto del top face, eccetera, eccetera, bla 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 bla. Però, cioè, perché riesci a far vincere Becky in 5 minuti? E devi far vincere questo biondo americano in 20 minuti contro The Miz, che sta perdendo anche contro una formica che gli passa davanti casa. Cioè, Allora, io perché? su questo match sono contento, pure io se mi isolo da alcune cose, no? Che ho scelto di farlo sotto sotto. Sono contento per The Miz, che dopo tanto tempo è riuscito a mostrare, insomma, di sapersela cavare in ring, no? Comunque non sarà Kurt Angle, dubito, però cioè, comunque sa farlo il wrestler, ragazzi, poche chiacchiere, quindi è tutta gente preparatissima, dato che è da molto, molto tempo, gran parte della sua carriera è stata così, che fa il coglioncello, e l'abbiamo visto invece in una veste combattiva. Il mio discorso è che lo scontro è stato troppo conteso, dato lo star power teorico di Cody, sottolineo, evidenzio, teorico,
Però sono contento per The Miz, che comunque si è potuto togliere un sassolino dalla scarpa, ha mostrato di poter fare un match normale, insomma, con delle mosse al tappeto, con delle prese, degli hit particolari, no? Dei colpi anche un po' più cattivelli, cioè mi ha fatto piacere per lui. Però io non riesco poi a slegarmi troppo da questo discorso qua, che Cody fatica. O comunque no, fatica, però si deve impegnare per battere The Miz, che fino all'altro giorno era preso in giro da chiunque, anche appunto dalla formica che incontra per strada. Sì, è giusto anche dire, come ha scritto anche Cicus, che comunque anche Rollins ha faticato contro The Miz. Però è proprio questo il punto. Se tu scrivi, tu hai, ribadisco, due atleti di punta maschili in questo momento a Raw. Uno è Seth Rollins e uno è Cody Rhodes. Se a Seth Rollins gli fai fare un match competitivo al 100%, Cody, che teoricamente è ancora più... Cioè, Cody tu lo stai vendendo come indistruttibile, insuperabile. Cioè, ha ceduto, non ha ceduto alla Kimura, è svenuto, gli hanno fatto i cotti di crude, lo stai facendo così. Contro The Miz, che... Seth Rollins adesso come adesso io credo che a livello di status sia ancora per la WWE un pochettino più sotto rispetto a Cody. Cosa? Infatti credo che per la WWE, in base a come manda gli spezzoni, in base a come imposta le puntate, Seth delle volte sia ancora un pochettino più sotto rispetto a Cody, perché comunque Cody è l'unico che entra, che ha due o tre fuochi d'artificio, cioè su Cody ci investono, è inutile dirlo, cioè ci investono. E però non puoi fare un match così con The Miz, cioè The Miz, tu, ripeto, hai faticato così anche quando eri al 100% contro Chad Gable. Cioè, qui non dico che stando alla narrativa dovresti teoricamente perderlo, perché non lo puoi perdere quel match lì, cioè, certo, lo capisco anch'io. Però non ha tutto un senso. Cioè, allora questo braccio qui non gli cambia niente. Se faticava prima, fatica anche adesso. Cioè, questa è l'incoerenza che c'è. Eh sì, non cambia nulla. Non cambia nulla. Fra l'altro è giusto quello che dici. Nelle intenzioni della federazione c'è Cody un po' più su e Seth un po' più giù. Nelle intenzioni. Sì, sì, infatti, guardiamo... nelle intenzioni della federazione. Sì. Se guardiamo effettivamente però la reazione dell'arena e il pubblico di Cleveland, ragazzi, pubblico... al di là di quello che ha fatto con Seth, che è mostruoso, ma grande applauso al pubblico che dal primo all'ultimo minuto dello show è stato protagonista, bellissimo. E io vi dico che probabilmente la mia percezione super positiva di questa puntata è influenzata proprio da quel continuo incitamento dei fan. Cioè, abbiamo sentito gridare anche holy shit quando Ricochet e Nakamura tirano giù Bronson Reed, gli fanno il superplex, se non sbaglio, dalla terza corda. Cioè, holy shit, ragazzi, in WWE non si sentiva da forse un decennio. E quindi, grande pubblico. Però, comunque, lo vediamo, al di là delle intenzioni della federazione, quello che oggi hanno fatto con Rollins... E Cody se lo scorda, per quanto è bello, piace, per me deve continuare a piacere, non c'è il paragone, non c'è, e lo si sente anche dai silenzi di Seth. Seth non ha bisogno di parlare, e si vede che questa presenza forte, esagerata del pubblico aveva colto di sorpresa sia gli interpreti che proprio tutto il tessuto produttivo, perché per quanto era scontato che ci fosse qualche minuto di e Seth fosse già preparato, anche Balor, a zittirsi, e lì sono stati zitti più del dovuto. Il promo, secondo me, si è allungato tantissimo rispetto a quello che poi alla fine era il contenuto reale della discussione fra i due. Quindi, ragazzi, abbiamo avuto modo di vedere che c'è una differenza. A Cody stanno facendo fare questo percorso qui, su cui non vorrei troppo accadere. No, non torniamo su quell'argomento lì, perché sennò siamo ripetitivi. Allora, il segmento che abbiamo visto qua, restando nel topic, a me non è piaciuto. Uno, perché toglie a Rhea il momento importante, che si mette sempre lì in mezzo. Due, perché Cody, con The Miz relegato a fare queste cose qua, a me non piace.
non piace, ripeto, per le premesse di prima. Fosse stato questo l'esordio di Cody, andava benissimo, andava alla grande. Ed il fatto che la WWE si sia dovuta rivolgere a Dominic per farti fare Cody, la dice tutta sulla, sui timori anche della federazione della, di un eventuale rigetto. Sì, adesso, guarda, una cosa che ha detto Luke, che per me è giustissima, che l'ho profilata un attimo, non l'abbiamo approfondita, però cioè, feud che poteva essere molto bello ed intrigante, visto che entrambi sono wrestler generazionali, sul quale potevano scrivere una bella storia ed invece la manderanno in cacciara, la manderanno in cacciara di nuovo. Vabbè, poi dispiace per Cody, è scritto veramente male, e dopo dice la sua che per lui il disastro inizia dal Raw pre-Night of Champion, prima ci stava anche. Però sì, cioè qui hai un potenziale enorme, due figli di wrestler che si scontrano per magari per difendere l'onore della propria famiglia o più avanti magari questo scontro qui, e invece la butti così al vento. I Mysterio sono più forti, no, sono più forti i Rhodes, cioè invece la butti così non c'è Brock, tanto che lo aspetto, che visto che lui ha paura di me, non si sa il motivo, però visto che lui ha paura, intanto che lo aspetto, sì dai, sfido te, e per fortuna che non abbiamo avuto quel match a coppie miste, per fortuna, mamma mia, per fortuna. E Doc, tocca a te. Allora, diciamo che Cody Rhodes per me l'hanno messo in rivalità con Dominic Mysterio perché hanno paura che cali il tifo verso di lui. E siccome Dominic Mysterio lo odiano tutti, non lo so, lo fischiano tutti, e chiunque ci vada contro viene osannato perché vogliono vedere Dominic che le prende, ci hanno messo Cody per cercare di pomparlo, cioè per rimettergli un po' di benzina. Perché è vero che in teoria, stando quello che vorrebbe davvero lui, Cody sta davanti a Rollins. Ma se oggi facessero Seth Rollins contro Cody Rhodes, secondo me la maggior parte del pubblico si schiera dalla parte di Seth. Perché Cody ultimamente sta andando a vuoto. Cioè, ha una storia da finire con Roman Reigns, che secondo me non finirà mai, e che però sta in un altro roster, e adesso sta facendo delle pause. Cioè, queste fasi di transizione che però, cioè, con Lesnar non c'è un vero motivo per cui i due si devono scontrare, qua con Dominic, Cody Rhodes sembra quello che come personaggio ha quello di iniziare una rivalità e poi non la finisce per mille motivi. Questo con Dominic sarà una rivalità che potrebbe essere di transizione, non so quanto possa fargli veramente bene. Su quello che è il match, io non sono d'accordo, perché Becky Lynch ci ha messo 7 minuti a battere Chelsea Green, ma 7 minuti, visto che i match femminili durano 2 minuti, sono tanti, ed è stato anche abbastanza competitivo. Cioè, quello che di Cody che fa i match competitivi è perché una fetta di pubblico vuole il match competitivo, vuole il match che poi Meltzer valuta con tante stelle, e chi se ne frega della narrativa, perché valuta così, perché una parte del pubblico a cui Triple H tiene molto valuta la qualità tra virgolette del match indipendentemente dalla narrativa, che è un errore, secondo me è un errore, però loro lo fanno e Triple H li accontenta mettendoci questi match, e Cody questi match li sa fare. Però dal punto di vista della narrativa, cioè, Cody Rhodes sta cominciando a fare acqua, ma d'altronde, quando tu prepari uno e fai credere che possa diventare il volto della WWE e poi fallisce, cioè, è un po' difficile riprenderlo. Adesso vediamo cosa fanno, però ecco, sono curioso di vedere se Cody Rhodes riuscirà a far fare a Dominic un bel match. Anche se io dubito,
perché Dominic, cioè, non deve fare delle cose belle, deve fare schifo, tra virgolette, in modo che il pubblico lo detesti sempre di più. Però Sì. vedremo a Londra cosa combinano. Sì, diciamo che mettersi contro Dominic in questo momento, se non ti tifano, vuol dire che c'hai veramente tanti, tanti problemi. Detto questo, avete detto che non c'era nessuno che dava a favore di Cody, e invece uno è arrivato. Intanto Edo09382, nono mese di abbonamento, grazie mille per il nono mese di abbonamento, e nuovo campione 24/7. E sull'abbonamento del buon Edo, ecco qua con noi. Ok, us. No, ok, Seven Fiend. Finalmente, Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera finalmente. a tutti. Ciao a tutti, soprattutto alla chat e non a voi. Non a voi, soprattutto alla chat, Guarda, ciao Fiend, ragazzi. vuoi parlare te subito? Perché mi hai scritto: fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare. No, ma più che ma era una cosa tra me e Brachia, se posso anche stare qui buono buono, No, aspettare no, no, guarda, vai. il suo monologo e poi essere io a blastare lui, ma procedete come preferite. Guarda, voglio partire con Brachias. Vai, Sì, vai, la vai. chat deve sapere che ormai sarà almeno un mesetto che io e Finde ci punzecchiamo a distanza via WhatsApp senza Sul mai avere nulla, tra l'altro, Sì, poi sul nulla. senza mai avere un confronto diretto. Esatto. E quindi ci praticamente promettiamo morte ogni volta che ci scriviamo. Guardate, guarda, facciamo così allora, guarda. Il palcoscenico è vostro, io escludo tutti gli altri. No, perché? Vi lo lascio voi, noi andiamo via, quando avete finito ci No, chiamate. no, no, no. No, no, Parrucco, davvero, mettili un attimo a schermo, loro due, e via. È bello, Allora, ragazzi, aspetta. ragazzi Pensati, della chat, state pronti, che che qua roba. succede il panico. Allora, Questi due si aspettate. ammazzano. Potremmo fare una cosa Di così. sicuro è una faida più credibile di quelle di Cody, quindi fidatevi che vale la pena di guardarla. Potremmo fare così e poi dopo quando parla uno e o l'altro li cambio. Vai Ma pure. sì, no, ragazzi, allora diciamo il segmento in sé, diciamo, non mi ha fatto impazzire, ma in primis a prescindere da Cody per il fatto che ho detto precedentemente sulla nuova cintura, insomma, di Rhea, perché secondo me era un po' sminuito quello che era il momento femminile, interrompendolo con un momento maschile. Diciamo questa faida che chiaramente è di transizione, a me non fa impazzire perché, diciamo, ci sono cose che in ambo i personaggi, Dom e Cody, a me non piacciono e non ne ho mai fatto tesoro. Diciamo che se è vero quello che dice il dottore, cioè il dottore ha fatto una riflessione che può starci, cioè ha detto secondo me Cody l'hanno mandato contro Dom per evitare che si raffreddi per tenerlo su, ma ragazzi, cioè, se questo è realmente stato il pensiero dei creatori della WWE, per me, e stiamo parlando di illazioni, è un se ipotetico, per me è una grave ammissione di colpa implicita. Cioè, se tu quello che deve essere il top face della divisione ci vai a fare un ragionamento del genere, significa che nella costruzione del personaggio fino ad oggi qualcosa non ha funzionato. Ma per come tu lo volevi proporre all'inizio, io credo che sia, cioè, veramente non, cioè, secondo me è impensabile pensare che avevano questa riuscita, diciamo, di Cody, questa proposta, cioè non la trovo pensabile, francamente. Cioè, io ho veramente difficoltà a capire, insomma, come la stiano portando avanti. Poi chiaramente non voglio andare, non voglio eccessivamente, Cos'è insomma, spingere. Se no, White poi Rabbit? Cos'è? no, era Maxine, credo. Ah, ok. Non voglio spingere eccessivamente, insomma, su questo tasso di Cody, però, ragazzi, cioè, vi giuro, mi cadono le braccia, cioè a posteriori, e sapete quanto sono fan di Roman, lo sapete della Bloodline, Anche troppo. a posteriori, dico effettivamente quelli come il Fiend avevano ragione a dire a Cody deve vincere a WrestleMania, perché c'è, cioè, mo è una roba, cioè ad oggi se ci fosse stato quell'esito avrei detto lo capisco.
chiaramente all'epoca, con tutto quello che c'è stato, la Royal Rumble, l'infortunio, anche da tifoso non avrei mai voluto una cosa del genere, però ad oggi, mamma mia ragazzi. Ma allora il discorso a posteriori presso e me ne l'abbiamo fatto tante volte, non è che ora rivendico il fatto che io ero di quelli che diceva che Cody avrebbe dovuto vincere il titolo a WrestleMania, però di fatto a me non piace mai fare dietrologia del tipo io l'avevo detto, cioè no, sono gli eventi, sì, sono gli eventi che a questo punto attestano il fatto che forse se avesse vinto quel titolo a WrestleMania ci saremmo tolti dal davanti la scrittura di questo mese e mezzo. Sarebbe stato un campo diverso, uno sport diverso, un libro diverso e tutto il resto. Detto questo, però, secondo me, io cerco sempre di essere più bilanciato possibile, nel senso, poi mi agito, no? Sono il primo che si agita smodatamente per qualcosa che non mi torna, tipo le motivazioni di Lesnar che non sapevo mai, forse, queste robe qui. Però io sono sincero, la situazione di ora, quindi questa schermata qui che vediamo e la rivalità, diciamo, di transizione con Dominic, non riesco a pesarla così negativamente, mi spiego. Questo è chiaramente un momento di transizione di Cody, è un passaggio che deve fare per arrivare poi a SummerSlam, dove si credo, immagino, avrà un suo match di livello, di cartello. E la rivalità con Dominic, secondo me, in questo momento può starci, dal momento in cui hai due personaggi che io leggo un po' sul, come era quel film, sull'orlo di una crisi di nervi, nel senso, Dominic è un ragazzo che secondo me ha dimostrato che una volta schierato il ha sicuramente fatto uno step avanti nell'appetibilità e nel gradimento, cioè lì i risultati che sta avendo da il nella reazione del pubblico è buono, sono buoni, e quindi giusto cavalcarlo, giusto metterlo davanti a quello che in questo momento è il top face o il secondo top face della federazione, perché crei uno scontro di mood assoluto, cioè hai uno che come entra nell'arena viene giù l'arena e hai un altro che come entra nell'arena non lo fanno parlare perché viene sommerso da fischi e da bu. Quindi questo concetto io lo capisco, è un bel test secondo me per Dominic, anche se non è il test definitivo, perché io finché si cela dietro la Mami non abbiamo ancora bene il peso e lo status raggiunto da Dominic. Per ora sì, funziona. Però, è un salvagente quello, certo, c'è ancora il salvagente accanto, quindi un conto è che funzioni così, un conto è che possa funzionare più avanti da solo in questo mondo. Però, diciamo, da dove eravamo partiti, ricordiamoci tutte le critiche che davamo a Dominic, che mi ricordo quando è inespressivo, è legato dal padre, è di qui e di là, ecco, ora magari qualcosina riesce a fare, anche come mastica il chewing gum, cioè quel pochino di quell'arroganza, quella faccia da schiaffi ce l'ha, però insomma da qui essere un atleta finito ce ne passa. La rivalità di transizione io la prendo volentieri, secondo me ha molto, cioè ha più appetito questa paradossalmente di quella di Brock Lesnar, che anche ieri sera continuava a dire Brock Lesnar è un codardo, non mi vuole affrontare, così a caso. Sì, no, ma dal nulla. A me quello che dà, ti giuro, a me dà proprio sui nervi, ma io veramente mi agito. Cioè, con i promo che ci sono stati tra Brock e Cody e anche le scene di rissa extra ring e soprattutto l'ultimo match, cioè, ma come ti salta in mente di andare al promo subito dopo il match e dire Brock ha paura di me? Lo ripeti. Questa è una cosa. No, ma tu stai fuori di testa, ma cioè, come fai a dire una cosa del genere? Io concordo con te e da noi anche a me, nel senso che c'è una roba che può anche non dire, perché mo Brock non c'è. Esatto. Sì, nel senso che se qualcuno si fosse dimenticato per fortuna di quella schifezza lì, lui gliel'ha pure ricordata. Sì,
però ragazzi, come è capitato a me, alla consuetudine, ora ci facciamo caso perché c'è Cody sotto i riflettori e purtroppo per bene qualsiasi cosa faccia Cody la pesiamo, ma come è giusto che sia, fondamentalmente quando sei sotto il riflettore fai un po' più caso a tutto. Però WWE in questo senso, nella ripetitività delle cose, nel farti venire anche a noia certe cose, le fa ciclicamente. Vi faccio altri esempi. Theory, che per me si va a dire sono il più giovane vincitore di questo, sono il più giovane, cioè, erano verità. No, lo so, però alla fine era diventata una cosa ridondante che non hai bisogno neanche di cioè, cos'è la tua gimmick? Fare quello che ci rinfresca la memoria? Sì, voglio dire, cioè, potenzialmente in quel caso anche sì, ma qui stai parlando... Il divulgatore di potassio, cioè... Sì, stai parlando di una roba, di una frase in un contesto che non c'entra nulla. Esatto, allora qui WWE sta tenendo caldo lo spot, secondo lei, e probabilmente ha dei dati che favoriscono questa cosa, se no non lo farebbero, il tenere viva la cosa fa sì che comunque è pubblicità per quello che sarà. No, ma c'è poco, probabilmente, come hai detto tu, sicuramente Cody avrà un match di cartello a SummerSlam, probabilmente il capitolo finale con Brock, probabilmente. Sì. Ma io non oso immaginare, mi auguro, cioè, che sta cosa non passi proprio in mente del comparto creativo. Cioè, tu metti che a Money in the Bank Dominic vince con l'aiuto di Rea, cioè, frate, mo vittoria sporca per sporca, fra, cioè, non è pensabile sta roba, cioè per me deve vincere pulito, sporco, Cody la deve portare a casa, punto, a capo. Sì, io ho la sensazione che con Cody il concetto vittoria sconfitta sia un pochino aleatorio, un po' come è stato con Seth per tanto tempo, nel senso che il famoso discorso di Superman posseduto da Paperino, attenzione, però Seth partiva da Hill, Find, non dimenticare. Sì, partiva da Hill, ma era cioè, comunque sì, era diventato un personaggio borderline tifato nell'arena, la musica la cantano tutti, faceva ridere tutti, con la risata ti trasporta, ti trascina. Parliamoci chiaro, non gli abbiamo mai voluto male come un Hill vero a Seth Rollins, perché comunque sia ti teneva lì. E, anzi, forse ti veniva da amarlo, no? È un Hill, sì, ok, ha fatto cose da Hill, però il percepito era quello di un face senza criterio, un pazzo furioso. Neutrale. Sì, comunque, a parte questo, che comunque era un paragone, io credo che il concetto vittoria-sconfitta per Cody in questo momento passi in secondo piano. Avrebbe dovuto vincere a WrestleMania, forse. Adesso, in questa rivalità con Brock, vinco-perdo... Devono arrivare alla bella, lo avevamo pronosticato al bar che non sarebbe stato un unico, ma sarebbe stato probabilmente un 2 su 3. E aspettiamoci. Ecco, per me sarà fondamentale che Cody vinca quel terzo con Brock. E del risultato, se vince pulito con Dominic, sì, perde sporco con Dominic, cambia relativamente poco. Non ci sono altri esiti possibili ai miei occhi. Ma cambia relativamente poco, bravo, secondo me. Cioè, se vince sporchissimo, se perde sporchissimo con Dominic... No, ti parlo con Brock. Dico, cioè, se Brock deve vincere, punto. Brock deve vincere. In una maniera o in un'altra con Brock deve vincere. Altrimenti, diventa Karrion Kross. Mamma mia, Karrion Kross. Era proprio necessario nominarlo anche adesso. Mamma mia. No, io non vedo il perché tutto sto tuo buonismo, Findin. In Cody, però va bene. Ma io non ho dato del buonismo. Perché lui sosteneva Nicky Ash, perciò. E questo te lo rinfaccerò sempre. Mamma mia. State facendo passare dei messaggi che sono quanto più... Ma pensa che mi ricordo che avevi sostenuto un'altra schifezza subito dopo Nicky Ash, ma non riesco a ricordarmela. Che hai capito? Che vabbè, se te la inventa, tanto è uguale. A questo punto inventatela, tanto... No, quella mai. A questo punto io mi invento un bel ASMR riscattato dal nostro amico Emanuele Chiarelli per dirvi che abbiamo, secondo me, già detto tutto in questo segmento e direi che possiamo chiuderlo qui.